Matteo Cupellaro, seconda presentazione del tuo libro Abigail, Drago e i Signori Oscuri, qui alla Mondadori, al Vomero Altro. Ormai sei un abitué, perché dopo il premio Malafemmina ritorni in questa Napoli che un po' ti ha adottato. Sì, è sempre un piacere tornarci perché è una città che io ho nel cuore e ogni volta che vengo è come se fosse la prima, quindi è sempre un piacere. Ti abbiamo visto al tavolo, insomma, con gli attori di Un posto al sole, con quelli di Mare fuori. Cosa hai provato durante il premio? No, visto che io ero molto impegnata, non riuscivo a chiederti, voglio sapere cosa è stato per te ricevere il premio. È stata sicuramente una grandissima emozione perché per me era la prima volta e mi ha fatto anche piacere conoscere comunque artisti di quel calibro, soprattutto perché magari uno li vede in televisione, ma in realtà sono persone come Certo. noi, quindi che hanno una umiltà, ho trovato un garbo e una umiltà che non mi aspettavo, quindi sono stato veramente, mi sono sentito come a casa. Ringraziamo ovviamente, dopo faremo anche una bella intervista al proprietario di questa fantastica libreria qui. Che bello, si respira aria di cultura, di arte, fa sempre bene all'anima. Sì, l'arte penso che sia uno dei modi più belli per ridare un po' di luce e speranza a questo mondo, senza dimenticare i libri, Mai. ovviamente. Quanti ne hai letti? Tantissimi, adesso il numero non posso dirti i generi, diciamo vado da parte il fantasy, il thriller, mi piace molto il giallo, Ma scrivo. soprattutto anche il comico, perché condividi questa conferenza stampa con Pasquale Palma. Sì, Pasquale Palma, io lo seguivo già da quando faceva Made in Sud, quindi molto prima che scrivesse i Allora, libri. guarda, ci sta chiamando, andiamo alla Andiamo, conferenza stampa. volentieri, andiamo da Salutiamo lui. tutti gli amici di Non Solo Calcio. Un saluto a tutti e è sempre un piacere seguirvi E ed essere acquistate il seguito e libro. acquistare il libro. Grazie, Matteo. Pasquale Palma, la tua prima presentazione al Vomero. Mamma mia, mamma mia, Incredibile. mamma mia, mamma mia, lei, mamma mia, incredibile, da Giugliano in Campania al Chissà Vomero. come vai al Vomero, non si comprende questa cosa. Rione Alto, Vomero Rione, Alto. Vomero Alto Se perché hai più un alto al Vomero, artista hai capito? basso deve andare Dare a al Vomero Rione Alto. Alto, alto. È un onore per me essere qui. No, Calmi, 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 ringraziamo calmi, i calmi. proprietari ovviamente della Ringraziamo i proprietari della Mondadori. Mondadori Store, il signor Mondadori e la signora Store. Rocco. Rocco, Rocco, mi si fanno chiamare Rocco. Rocco. Rocco, vedi? Rocco, 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 Rocco no, e i suoi Rocco. fratelli. Rocco, Rocco, Rocco. Allora, Pasquale, Ringraziamoli. è difficile tornare seri anche perché questo libro, insomma, in un certo senso serve a far ridere, a far Ma star bene. sì. Però l'hai scritto in un momento difficile, cioè, fantastica sta cosa, Ma con la pandemia. tanti anni fa c'era una cosa che si chiamava pandemia, ve la Madonna. ricordate? Fantascienza, Aspetta, pandemia, fantascienza. no, no, abbracciarsi, no, 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 no. no, no, Ah, abbraccio che non si bello. può. No. No, però nel momento della pandemia Certo. siamo stati tutti quanti un pochino più a casa, i pensieri volavano, siccome non potevamo uscire noi, i pensieri uscivano ed è uscita questa opera, chiamiamola opera, questo Un'opera capolavoro, d'arte. diciamolo così, capolavoro, sono umile, questo capolavoro che si chiama Svelut. Che cosa vuol dire Quando Svelut? uno si sente giù, down. Ho Oh, studiato, hai ma visto? più che giù significa sempre a Giugliano in Campania, che voi conoscete come la Che Beverly Hills del sud no, Italia, avete praticamente un gergo a un parte. gergo a parte. E sì, sbeluto significa quando sei preso da tante cose, Sì. avvilito, svilito. Come stai sbaluto? È il fratello di Svenito. Svenito e un padre più grosso. Sveluto e un frate più piccirillo. Come stai Come stai sbaluto? svelut? E da lì Bello, che ho preso questa arte, che parola, arte. svelut, e ho inanellato una serie di racconti, una serie di dialoghi, una serie di visioni, partendo da questo sentimento che si chiama svelut. Il libro è filosoficamente comico. Da Pasquale Palma. Ma io, ma Ma io. stai crescendo, stai 1,63 m, maturando. sì, sto maturando, tra poco sarò peruto, sarò proprio. Però ti trovo più bello, più Ma in lo forma. Ma so, ma sarà lo l'arte, so. secondo me, o l'amore? Ma non lo sappiamo, L'arte, andiamo a l'amore, memoria. l'amore Non si dell'arte, sa, l'arte, tutto, l'amore, tutto, eh? tutto, Ma tutto, soprattutto c'è tantissime persone qui che ti stanno tutto. Ma aspettando per sì. la conferenza. Ovviamente ringraziamo Francesca Scognamigno, Ringraziamo Francesca Scognamigliò, che è il tuo ringraziamo per ufficiale. questa conferenza, ma non ci pigliamo troppa conferenza con questa conferenza, E soprattutto Barbara Carelli,
la BG Barbara per Galera, l'organizzazione. Dove sarà? Lei. Senti, no, Pasquale, a parte gli scherzi, un motivo per cui acquistare il tuo libro? Allora, un motivo. Anche perché voglio dire un prezzo piccolino, dai, lo trovano qui. Poi, anche là. Poi una lettura molto leggera. Mm. Andiamo incontro all'estate, sotto l'ombrellone. Davanti al mare. Al ciumo. Dobbiamo leggere delle cose leggere. Questi sono racconti. Una volta devo leggere uno, una volta devo leggere un altro. E poi. Perché sono anche divisi. Quindi sono magari, divisi, vedi? Quindi è più smart. Anche se io ho una Renault, però è più smart questo. È come te, questo più libro. Smart. Non esageriamo. È come noi, è smartino. Non esageriamo. però, se volete un libro che aprendolo voi vi rispecchiate, ragazzi, c'è solo Svelut. C'è solo Svelut. Ma neomelodicamente, sì. Come lo diresti? Io di acquistare il libro. Freschi, chi compra questo libro, la sua vita andrà tutta a posto. Svelut nelle migliori librerie e anche paninoteche a volte. Nelle paninoteche sta andando via come un panino. Ma soprattutto alla Mondadori. Soprattutto alla Mondadori Store, Rione Alto, della famiglia Rocco. Applauso! Che non è Ruocco. Non è Ruocco. Ma soprattutto dobbiamo anche ringraziare la Guida casa Editori. Ecco. Guida Editori, perché è una casa editrice a parte storica. Seria. Del Vomero, sì. Ma vedi, proprio tu secondo me, chissà. Io chissà, ce l'hai proprio nel cuore. Nel sangue. Ringraziamo Guida Editori, che è un onore per me aver fatto nascere il mio primo libro. Come è nato questo? È nato così, io di notte ci ha già lasciato dei fogli sotto la porta, loro hanno raputo, ma che è sta roba? E mamma, la pubblichiamo ed è uscito fuori il libro. Ma chi l'ha scritto? Chi non l'ha scritto? Pasquale Palma, arresti, polizia, fermate tutto! Ma mo lo pubblichiamo, avevano della carta, diciamo, in più. Non è vero. Beh. Mi hanno dato l'opportunità, anche perché loro sono molto aperti a produzioni nuove, certo. Perché io ho fatto questo libro in due. Allora, lo dicevo poi prima. Sei Pasquale Palma, insomma. Sì, io, Gianni Morandi, dire. Carlo Conti, cioè, siamo tra le persone più influenti di questo paese, diciamolo. Perché poi uno comicamente fare tu sei uno dei più. Sì, cioè, tu vuoi essere umile. Io, infatti, hai vinto anche il proprio Malafemmina. Premio Malafemmina organizzato da Barbara Careri. Chi è Barbara Careri? Lei. No, è bello cimentarmi in cose diverse. Una volta il teatro, una volta il cinema, una volta l'editoria. E mo ci stiamo in mente, buttando. Perché conoscendoti tu, secondo me, guardi avanti. Già sai. Mo stammo vomere, ma è giusto a Gaeta. No, perché praticamente, allora, a livello artistico. Diciamolo, ma veramente ne combinate niente. A livello di, cioè, anche scrive. È scassata perché e abbiamo fatto botto. E mo che ti stai inventando? Perché mi sto inventando. Io ti ho sentito, tra l'altro, complimenti, è stato molto emozionato. Cioè, Steve Norman con tanti artisti. Steve Norman degli Spandau Ballet. Cioè, con tanti artisti. Ha voluto suonare con me. Cioè, che non eri il cantante. Non ero il cantante. Quindi, cioè, c'è qualcosa. Ma vuoi c'è cantare? C'è un seme canoro, ma io da piccolino volevo fare il cantante. Veramente, poi le note erano troppo alte e io ero curto, ci stiamo mettendo a panata. Però, no, a parte scherzi, che cosa farai? No, sto preparando tante cose in cui non voglio essere sicuro di me stesso, quindi ogni cosa che mi può far traballare la mia sicurezza, ma sì, ma anche dire questa cosa non so se la riesco a fare, e lì c'è lo stimolo. Oh, ma ci perché non vuoi bella, la mamma. Zona comfort, no, hai ragione. No, voglio la zona Vomero, cioè quella non è la ma zona comfort. Ma ne voglio comfort. A Giuliani, insomma, voglio andare a Vomero. Ma voglio all'Italia, ma ne voglio a Romun, ma voglio venire alla Mondadori Store. Ma non è che magari con Spandau Ballet c'è qualche collaborazione, perché mi ha chiesto il tuo numero di telefono. Non spoilerare. No vabbè, dai, non dico niente. Pasquale Palma e gli Spandau Ballet. Mamma mia, siete biondi uguali o che azzurri uguali? Alti cioè, uguali, alti uguali. Salutiamo gli amici di Non Solo Calcio. Amici di Non Solo Calcio, non è che solo il calcio, pure il fosforo, pure altre cose, non solo il calcio. Ma quindi, soprattutto acquistate. Dove si acquista? Lì. Anche online? Anche online noi. online. Si acquista online, si acquista da vicino nelle librerie migliori Mondadori. Come questa qua. Poi se vi trovate, che ne so, in una kebabberia e dite utilizzo libri Pasquale, quelli vanno di fronte e lo comprano. E lo comprano. E ainda saprono un po' rugge, che può sempre servire. Grazie Pasquale. Grazie a voi. E viva gli sposi. E gli sponsor anche. Buonasera a tutti, ringrazio tutti della Mondadori Rione Alto, ma soprattutto devo ringraziare Pasquale Palma, il nostro autore di punta di Mining Food. Allora, grandissimo Pasquale. E poi abbiamo anche Matteo Cupellaro, un altro autore di un libro fantasy che c'è ora qui in mano, che è un fantasy. E quindi stasera presentiamo questi due. Fabrizio Cerrone. E poi abbiamo la giornalista Francesca. E poi Sonia Miglio.
Barbara Carelli. E poi abbiamo anche Barbara Carelli. Allora, io direi direttamente di passare la parola al nostro primo autore. Passiamo prima a Matteo Cuparello. Cupellaro. Io passo il microfono a Matteo Cupellaro. Pronto via la conferenza, eh? Via la conferenza, via la conferenza. Signori, Matteo Cupellaro, applausi. Grazie a tutti per essere qui. La conferenza ovviamente è per Pasquale Palma. Pasquale Palma io lo ringrazio, lo seguo da sempre, tutti lo seguivamo quando facevamo Made in Sud con il suo... Riprendiamo un attimo il filo del discorso. Vai. Vai, Stamatas. Eccolo qua, signori. Filo c'è! Grazie! Ringrazio Pasquale anche per aver detto bene il mio cognome, è il primo che ci riesce perché non è facile, quindi è stato bravo. E che dire, per me è un grandissimo piacere, è la prima volta per me in questa libreria, la prima volta per il mio primo libro, e avere l'opportunità comunque di presentarlo insieme ad altri due autori, uno lo conoscete tutti, ma anche Fabrizio che è molto bravo, un grandissimo scrittore e collega, condividere la passione... Fabrizio è tutta pubblicità per i giornali, va bene, va benissimo. Seguite la conferenza di Pasquale Palma, comprate ovviamente il libro e passo la parola a lui perché ovviamente sta già aspettando, non vede l'ora di parlare. Buona serata. Qua arrivo comandante dell'aereo. Signori, la prossima fermata sarà... È bello. Buonasera, sono Pasquale Palma, ho 22 anni e... Ma intanto l'ha già tenuto 22 anni, una volta, e vorrei, diciamo, ringraziare in primis questa grande libreria della famiglia Rocco, Mondadori Store, al quale farei un applauso, facciamolo, non siate avari di applausi e non siate avari di soldi da spendere in libri, ma non libri così, proprio libri particolari tipo Svelot di Pasquale Palma e tipo Abigail, il drago e i signori oscuri, ma non è più facile non dire. Abigail, il drago e i signori oscuri di Matteo Cupellaro. Allora, io sono contentissimo di essere qui e di presentare questo libro. Voi dite, ma che cos'è questo libro? Ve lo siete chiesti? Signora, lei se l'è chiesto? Come si chiama signora lei? Valeria. La posso chiamare Giulia? Sì. Ok, va bene lo stesso, no? Va bene lo stesso. Ah no, Pasqualina no, perché poi faccio il mescupo, però invece Giulia sì. Quanti anni ha signora lei? Non ho capito? Ti faccio gli affari suoi, che è il suo prossimo libro, giusto? Si chiama così. Non si dice, vabbè. Se lei si è chiesta cosa vuol dire Svelut, questo titolo, io adesso glielo spiego. Ma se glielo spiego proprio completamente, lei il libro non se lo comprerà mai, giusto? Quindi io glielo devo spiegare al 30%, ok? Il libro è una sorta di collana in cui ci sono dialoghi, visioni, monologhi, tutti legati a questa parola che si chiama Svelut. Chi sa che significa Svelut? Alzi la mano. Ecco, vedi? Latte spiega sempre tutto. Ma siccome noi siamo un po' cattivi, non può pulirmi spiegare. Svelut è un neologismo che si usa a Giugliano in Campania. Chi di voi è stato mai a Giugliano in Campania? Ecco, tu vieni da Giugliano in Campania? Mamma. Io volevo fare una cosa per fare invece, o era volevo provare. A Giugliano si dice sveluto, ovvero quando sei un po' avvilito, svilito, preso dai turchi, quando stai in una situazione proprio, non lo sai manco, tu stai in mezzo mare della vita, e si dice, ah, sei tutto sveluto, capito? Io ho preso questa parola, io ho dato, e non è più di svilito, è avvilito, svilito, terremotato dai sentimenti dell'anima, frate, mamma. No, ma si sapesse pure che significa, capito? Io non so, ce dice, capito?
E quindi da questo termine, dentro i racconti troverete tutte persone che si stanno districando in questa cosa, di questo sentimento sveluto. Se voi dovete andare a mare tra poco, dovete andare a mare in questi giorni, in questi mesi, il tempo è così clemente, dovete avere un libro leggero, e questo libro vi aiuterà, perché sono tutte piccole pillole, e quindi potrete leggerlo una volta quando state a mare, una volta quando state in bagno, che in bagno pure si legge. Quindi se volete un libro non pesante, se volete un libro leggero, se volete un libro che aprendolo troverete qualcosa di voi, il libro è uno solo: Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima. Applauso. Io questa sera ho voluto fortemente, uno Matteo, perché Matteo è, come tanti altri che sono qui, sono scrittori, c'è anche il mio amico lì, il grandissimo, non mi ricordo il nome, ma c'è una brutta fumaccia manate, capito? Ma c'è Bruno, un applauso a Bruno, che è un altro autore giovane che ha scritto un libro molto bello, che non ho letto, però io mi fido, hai tre belle quindi non l'ho letto. E quindi sono contento di avere qui altri autori, eccetera, eccetera, ma il libro c'ha una cattiveria all'interno, c'ha un'irriverenza, e io oggi, tra tante persone che fanno comicità, che fanno influenzeria, ho visto in lui, mi sento Pippo Baudo, mi sento Mario Merlo quando presentai Gigi D'Alessio, ho visto in lui l'unico anello di congiunzione con questo libro. Signori, lui è il più irriverente del web, lui è il più cerrone che ci sia sul web. Signori, un grande applauso a Fabrizio Cerrone. Mamma mia, Freedom Wall, Fabri. And. Ragazzi, grazie mille. Io lo so che la maggior parte di voi non mi conosce, però io sono uno che... Aspetta, la sigaretta inzingata, eccola qua. Sono uno che dice un sacco di parolacce sull'internet, perché onestamente a me me lo fottono cazzo. Ma pure chi siete voi, chi non siete, chi sei tu, però... sarei bravo, sicuramente, sei bravo io. Compriamo anche il tuo libro, magari. Sì, ha dato il suo telefono. Non può finire con il suo telefono, ma... Signore! Ciao, ma è rosca. Ha dato il suo telefono, la metto... Basta, posate i telefoni, posateli. Tu posta la camera, posate questa. Allora, questo libro, io dico la verità, qua. Ho letto solo due racconti, 47 pagine. All'inizio, per dire la verità, è molto serio, la dedica alla ex, parte in una maniera molto seria questo libro. Però, ma che ha fatto una cosa seria, Pascal? Che ci può stare, perché un comico può fare anche cose serie, il comico nasce dalla tragedia, Pasquale, mi insegni? Forse perché ha avuto una delusione. Perché ha avuto una delusione? Non ci capisco se era voglia una sua ancora, se è una ex, è vero questa storia della tua ex, in un certo senso? Hai mai chiesto a Manzoni se conosceva veramente i due promessi? Manzoni è morto 400-500 anni fa. Io morirò prima. Quindi sto raggiungendo Manzoni. Non si sa, perché dentro noi c'è sempre un ex, dentro noi c'è sempre un qualcosa, quindi quella roba può essere ispirata dalla vita, ma anche no. In realtà io pensavo, ricollegando a quello che dicevo, che era una cosa seria. La città Pascal ha fatto una cosa seria, leggiamola. Però mi sembra poco, no, a Musciana Waller, perché no, io leggo anche cose serie, mi piacciono le cose serie. Ma a un certo punto eccolo qua, è uscito il Pasquale, è uscita il racconto comico, la cosa, diciamo, beh. E ha già dice la verità, ma ha già letto il racconto, ma mi sono piaciuto a me tanto che l'ho letto uno alla mia... Non voglio continuare, per non distruggere l'idea che mi sono fatto. No, perché andremo di tempo. Però a città che si coppa a spiaggia è una cosa buona. Che coppa a spiaggia uno te ne mai un cazzo fa. O stiamo un coppa cellulare, apri TikTok, sempre se si strunzano. Esco pure in coppa a TikTok, caso strunzo, quindi mi metto anche io in mezzo. No, nel senso, vabbè, sono tutto strunzato. 15 secondi. No, sono 15 secondi in coppa a TikTok. Invece qua, il racconto, la lettura, il... come dire, io non lo so chi legge fra di voi, io penso più nessuno. Seriamente, voi leggete. Perché non per poco, però voi siete una donna che ha quanti anni? Ha un regime, non ce ne può fare un po' di celletta. 51 anni. Un applauso a chi ha 51 anni, alle signore di un'altra epoca. 52 no, però. A 59, a 52. E a 50 mani. 50 per esempio, chi lui la bacia e chi le risolvisce. Eccoli. No, nel senso poi magari. Felice, lì salta la felice, si tutti c'è. Qui ha da leggere, voglio. Sai c'è la colpito cazzo che era a scuola, già sta a scuola lì. Ha fatto l'esame, come è andata? Ma
tematica è data, però voi dovete leggere, perché leggere è importante. Non dico, ti aspetta che leggi un libro, dice, ah, ti aspetta che leggi un libro, fa piacere. Perché mi vedo uno che da fuori, diciamo, che non leggerà. Invece leggere è molto importante. Io mi trovo a fare la seconda presentazione di un libro, che in Davide mai avrei pensato, però quando poi li leggi, quando poi ti applichi, ecco, sono molto piacevoli, perché leggere ti fa l'immaginazione, te la fa un po' viaggiare, no? Perché in confronto a una serie, a un film, che tu vedi le immagini, te le dai il regista, te le dai chi le ha decise, le decidi tu nella tua testa. Immaginate, leggendo un racconto di Pasquale, alla rimedia del vivo, che passa ancora il festeggiamento di un'altra, un prossimo. Io mi sono immaginato due personaggi che sono due vecchietti della storia che ti è piaciuta. Gerardo e Filomena. Ma l'hai immaginato a Siruglio, magari in casa Senna, Enrico, cioè ti dà l'aggio ed immagina una storia. Lì, a chi cazzo stai guardando? A papà andate, ti devi mettere una chance. Quindi per me leggere un libro è una cosa vecchia, ma nello stesso momento che secondo me può salvare la nostra immaginazione. Piaciuto questo? Non mai da applaudire, perché è bello. Che penso questo, Pasqua? Che stai pensando, Pasqua? Faccio scrivere un altro libro, se ogni volta dicessi cose profonde, capito? No, il guaio sai qual è? Che noi, no, che non siamo più profondo, il tempo non dormiamo più, ci vogliamo mettere a leggere un libro. E scrivere un libro è un atto coraggioso, secondo me, perché Pasquale magari non venderà chissà quanti libri, ma ha avuto il palla, ha avuto coraggio, ma chi, quanta cosa deve fare Pasquale? Quanta cosa ha fatto Pasquale? O poteva continuare a fare? Lo farà, e faremo sempre i cretini perché lo siamo. Però mettersi a scrivere un libro e a proporlo è un atto di coraggio, è un atto di coraggio. Che stia avvenendo? Che stia avvenendo? Signori, un nome e un cognome, Fabrizio Cerrone! No, hai ragione. E secondo me serve anche un po' di coraggio a leggere, perché a volte uno ha paura di un libro, perché tu dici, mo apro un libro, c'è una storia lunga, magari se durante mi scoccio. Invece questi libri un pochino più leggeri non c'hanno questo rischio, perché comunque tu ti puoi leggere dei monologhetti, delle cose, o telefono tuo proprietario, vabbè, calma, vedono pochi libri. Pronto? Sono rubato. Ci stanno i libri di Pasquale Palma? No, quindi questo deve essere anche da sprono per chi non legge e deve capire che no, non può rispondere. Mo' ma risponde, ma sapevo. Vai. Pronto? Ah, sì. Alla Mondadori. Ma ho messo di pure lui, pronto? Che arrivo? Si può arrivare a piedi? Allora, per modo di chi? Allora, praticamente, dove stai mo? Io sono venuto in un posto, sono un panificio. Aspetta, venimmo noi là. Un panificio quale mo? C'è un lavoro, ci sono di noi e pizza. Bello, Gil! Ha portato pure due pizze, che cazzo mi fa? Pizza, c'è... Quindi una cosa scusa, non che... Io la sono bene, sono magno. Pigliamo, potrà andare i soldi. Ecco, come ci ha portato? Sono le frittatine, no? Frittatine vanno boh. Volete le frittatine? Sì. Sì o no? Porto due frittatine allora. A chi possiamo ringraziare? Una frittatina, dove mangi il 98? Poi c'è un tocco. Ti sprecato, tu 13 frittatine, ecco cosa bene, e ti parato. Frittatine non ti possiamo. 5, dai. Mi ricordi il tuo nome? No, non lo posso. Sì, ce l'ho. No, un uomo tu vorrei sapere. Comunque non riesce a arrivare il pizzetto. Dove devi arrivare? Allora, praticamente il Mondadori a via Frignano. Ad Aversa. No, ma giù da Davide, ricavità. Scusami, come ti chiami tu? Io mi chiamo Umberto. Umberto, applauso a Umberto, vai! C'è gente che ti aspetta, se puoi portare qualcosa è tutto gradito, perché l'arte ha bisogno anche di sostentamento. Capito? Un bacio a chiappammi da semana, va bene? Un bacio, ciao. Ciao, un applauso a Umberto, grazie. Che non leggerà mai il nostro libro. Perché... No, ero tu. Torniamo due secondi seri. E a signori Giuliana e Cavarenza, sei casa Giuliana? Sì, sono di Pozzuoli.
Pezzuoli, Abita Giuliano, che zona? Quarto Nuovo. Però, a quarto stai? Però è via Cosa del Sole, quindi Giuliano. Non è Giuliano. Però va bene, per dire cosa, ha acquistato il libro di Pasquale Palma, Svelut, lei? Non ancora. Cose per bambini, non ancora, ma domani lo comprerà. Si chiama? Laura. Un applauso a Laura che domani comprerà il libro e hanno fatto la si riceve. Cosa? Sì, va bene. Che è successo? Vai, puoi andare avanti. Si può? Qua, pensavo che si era spostata la macchina inizialmente, ma dove ci trovate che... No, torniamo seri due secondi, e, diciamo, deve essere anche uno sprono per altri autori giovani, perché io devo dire grazie a Guida Editori, facciamo un applauso a Guida Editori, veramente, perché è una grande casa editrice storica, ci si può bastare, che ne cammette molto, cioè, Guida, comunque è buono. È una casa editrice importante che però si apre sempre a nuovi progetti. Infatti questo è un investimento sia per me ma anche per loro. E loro sono molto aperti alla comicità, all'umorismo, perché io quando ero piccolo avevo, sono rimasto piccolo, magari tu penserai, però è vero, io quando ero piccolo avevo una stima per i comici che scrivevano libri, perché comunque il comico di solito è sul palco di uno spettacolo teatrale o in televisione, però il libro resta. Mentre la televisione passa, lo spettacolo, diciamo, lo vai a vedere una sera, dopo due anni te ne sei dimenticato, nel migliore dei casi, invece il libro resta e diventa anche una fotografia che tu domani dici, oh, ma quando vedi Pasquale cosa pensava nel lontano 2023, arrivo il libro e dici, ah, mi ricordo perché l'hai schifata Pasquale. E quindi diventa una fotografia del comico, perché secondo me essere comici, questo parolone, diciamo, oggi non è proprio una cosa, diciamo, sciocca, ma è una cosa, secondo me, anche quello che fa Fabrizio, perché io stimo molto Fabrizio, la sua irriverenza. Oggi, magari un tempo l'irriverenza era vista come volgarità, oggi invece è coraggio, no, invece è coraggio di smuovere le acque, perché oggi ci vogliono più le palle per dire una cosa anche impopolare, però che la pensi, oppure che qualcuno la pensa, invece di essere sempre accondiscendente, eccetera, eccetera. Abbiamo visto tante persone che, diciamo, sono partite con l'irriverenza e sono finite con la banalità. Noi vogliamo partire con la banalità e finire con l'irriverenza. Hai capito? È piaciuto. E quindi leggetevi il libro sono, come dicevo prima, sono vari racconti molto folli. C'è un racconto in cui Roberto Benigni e sua moglie Nicoletta Braschi parlano dei loro soldini che si stanno spartendo con le loro presentazioni, una volta è Dante Alighieri, una volta è Galileo Galilei, una volta sono i Carabinieri, ma non perché io voglio prendere in giro Benigni, perché Benigni è il numero uno, ma è bello anche prendere dei miti e farli, diciamo, a pezzi, perché secondo me la cosa più bella non è sempre dire ah, quello è un grande, quell'altro è un grande, andare a prendere anche il nervo scoperto dei grandi. E quindi c'è questo racconto qui, poi c'è un racconto che prima faceva riferimento Fabrizio, è uno spettacolo teatrale in cui un marito e una moglie litigano perché la moglie dice che il marito non la picchia più. Quindi questa cosa non va bene, il loro amore sta finendo, vai una volta giù, una volta, che è successo? Wow, Umberto! Grazie Umberto, grazie mille, mamma mia, vai giù applauso, vai giù, uno scrive libro, qua arriva una pizzetta e si dice questo applauso, allora mi chiede le pizzette! Annace, io con me, tu la sigaretta a muco, ma che stiamo combinando? Vi canterò, perdonami mamma. Asai, perdona mamma. Vai, asai, Nasai. Oh, manchi, però mamma te ne bisogna essere perdonato. No, però un applauso anche agli amici del panificio che ci hanno portato le pizzette, che sicuramente se ne è giunto pure un microfono, quindi Pasqua, un frate. Se ne può purì. Che era in... No, l'ho sudato proprio. Sei sudato proprio. Sì. Signori, se canto io puoi cantare anche tu. Un applauso al cantatù, vai. No, Felipe. Mettere in mano. Quando hai serato lui euro, è pure ingarrato tutte cose, un applauso a Felice. Combina, vai giù, Maru Sam. Vai col libro, vai. Non andate via che a moi ce ne basta, vai. Vai.
Ok, ci siamo, ci siamo. Allora, l'ultimo libro che avete letto, ognuno di voi qual è? Signora, lei che legge tanto, a parte un contatore, cosa ha letto ultimamente? Qualche settimana scorsa. Il libro di Amedeo Colella, 365. Ah, Amedeo Minghi, Amedeo Colella, il professore. Bello, bello, bello. Feli, tu? Un libretto di assicurazione della macchina? No, un libro della tua vita, qual è stato? Nagasaki, che ha scelto per forza. Nagasaki Hiroshima. Si è creato un cielo, Feli. Quindi vedo proprio con un libro, veramente, una casa di Hiroshima, ti è piaciuto? Sì. Bello. Io. Il tuo ultimo libro che hai letto? La canzone di Achille di Metro di Mille. Pure io. Signori, pure tu! Lo stesso libro che ha passato in fotocopie, sì? Tutto il mondo. Tutto il mondo, tranne io, perché da già dice la verità. Signore, lei? No, lei legge, io sono sicuro. Non legge? È pure una cosa però, è pure una cosa. Michele Richiello, lei legge qualcosa? No, a parte Svelte. Manuali di marketing, signori, il più grande truffatore di Napoli, Michele Richiello, un applauso, facciamo. No, e da oggi, vicino a queste letture più classiche che fai tu, magari è bello aggiungere queste letture più leggere, che dietro alla leggerezza si nasconde sempre qualcosa in più. Matteo, te lo vuoi dire? No? No, 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 Matteo. Tu non l'hai letto il libro perché te lo hai iniziato. Quale hai letto? Quale hai letto? Beh, il vento. Il vento? Stavo qui. No, l'ho iniziato, devo dire che conoscendolo come comico, io Pasquale lo seguivo, insomma, a me di tutto facevo un po' fatto. Un attimo, torniamo subito da te. Signori, una cosa che ho paterna è grande, voi non vi potete mai immaginare. La signora ha comprato il libro. Signora, come si chiama? Rosanna. Adesso Iban che le voglio dare qualcosa. Rosanna, come mai hai comprato questo libro? Perché sono amica di Fabio. Ma ci sa saluta, hai attaccato nel suo libro, No, vabbè, lui mi ha invitato alla presentazione, quindi io. Se mi ha invitato. Vuol dire che qualcosa di buono c'è. Signori, facciamo subito una dedica. Vai, tutti quanti. Oh, vai. La penna, tenete. No, ma pure io, faccio accompagnare io. Allora, Rosanna, fabbricante dello pizzo. Allora, Rosaria? Rosanna, pensavo Rosanna come mia mamma. Rosanna, che gli scriviamo a Rosanna? A me mi hai fatto una bella dedica di applicò, che a me mi hai fatto belle. A Rosanna. A Rosanna tutta panna e troppo. Si chiama di cognome? No, vabbè. Vabbè, non lo diciamo. Sì, nel senso, ci sta provando Pasquale Palma con la signora Rosanna, che già è sposata, ha figli. Pasquale, non ti mettere in queste. No, ragazzi. Pasquale. A Rosanna. A Rosanna che ha comprato il libro. Che ha comprato il libro. Che ha comprato il libro alla modica cifra di 14 euro e lo leggerà dove? 16 euro. E Pasquale, non puoi scondere. Lo scudo, vabbè, da fatta la dedica personale, che non è male. E lo leggerà? Che lo leggerà sulla spiaggia con questi racconti, oppure dove legge lei, signora, di solito? Io sono molto in allenamento, leggo sempre. Ah, legge sempre, brava, brava. Riesce a tramandare questa cosa che le legge ai suoi figli, o i suoi figli se ne portano cosa fanno in canna? Eccolo anche loro, brava, signora, brava. L'ultimo libro che ha letto la signora? L'ho finito ieri, sarebbe di De Giovanni. Maurizio De Giovanni, signor, un autore serio, un applauso a Maurizio De Giovanni. Grazie Rosanna, grazie. Prendiamo spunto da Rosanna e torniamo nella chiusura con Matteo. Vai Matteo. Sì, io devo dire che conoscendolo come comico all'inizio, quando ho cominciato il libro pensavo fosse una cosa comica in realtà, poi quando ci credevo poco comunque che potesse essere una cosa seria, perché anche guardandolo già lui è comico nato, diciamo, invece mi sono dovuto ricredere. Perché no, devo dire che non me l'aspettavo, però questo è un libro che, insomma, tutti e due hanno detto cose comiche, io vorrei aggiungere anche però che hanno messo in mezzo una morale, cioè che anche i libri sono importantissimi, specialmente oggi leggere aiuta, è la cura dell'anima, per riprendere un po' una parola del tuo romanzo,
perché comunque secondo me ogni genere, che sia il suo, che sia di qualsiasi altro autore, ma anche sconosciuto, non deve essere per forza un autore con un grande nome. Io ho letto libri di tantissimi colleghi che magari non conosce nessuno, mi sono piaciuti di più magari di quelli che invece sono più in vista. Quindi credo che leggere fa bene a prescindere che sia commedia, fantasy, fantascienza, qualsiasi cosa, e ovviamente comprate tutti il libro di Pasquale dopo, questo verrà sottinteso, e di Matteo ovviamente. È una... Io ho iniziato come lettore prima che come scrittore, quindi ho già leggevo già dai 7 anni, già ho cominciato a leggere, quindi posso capire quello che hai detto, condivido, perché è veramente un modo per esplorare noi stessi, la nostra anima, ma soprattutto per capire gli altri, perché se tu leggi il libro di un altro autore comunque entri in contatto con lui, con la sua visione della vita, del suo pensiero, quindi è un qualcosa che secondo me non va e non va dimenticato e va tenuto veramente stretto. Signori, vota e fai votare alle prossime elezioni Matteo Cupellaro, applauso, applauso. No, Matteo ha detto una cosa seria e poi vorrei far, diciamo, chiosare in modo serio a Francesca Scognamiglio, un applauso a Francesca e a Barbara, magari due cose un po' più serie perché noi siamo veramente dei saltimbanchi. Allora, ringraziamo Francesca perché è l'ufficio stampa di Pasquale, quindi ha permesso la sua presenza, grazie Francesca. Ovviamente da brava giornalista vorrà dire sicuramente qualcosa, poi magari io faccio qualche domanda se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Pasquale. Vai Francesca. Allora, sì, scusate, sono in piedi, io faccio la giornalista da torta, sono amante dello stare in piedi. Semplicemente ho accettato con grande piacere di seguire Pasquale Palma nella comunicazione di questo libro, perché Pasquale, che tutti voi anche conoscete come attore non solo cinematografico ma anche e soprattutto come molto noto di Made in Sud, e io sono l'ufficio stampa di Made in Sud quindi lavoro con tantissimi comici, ha sicuramente una dote come tanti, però la particolarità di Pasquale è che fa ridere in maniera intelligente, fa ridere senza ricorrere a parolacce, senza ricorrere all'essere sboccati, dove tante volte, ecco, mi dispiace dirlo per Cerrone che è qui e voglio dire l'esatto contrario, è sicuramente lo stile, però Pasquale riesce talvolta in maniera anche molto sottile, perché spesso le sue battute o anche tanti personaggi, pensiamo anche agli ultimi che ha portato a Made in Sud, se a primo acchitto magari qualcuno non ci arriva neanche a capirlo, ma nel momento in cui lo capisci non solo ti diverti ma ti fa anche ragionare, ed è anche un modo di affacciarsi nello studiare, e questa è una cosa che sicuramente gli va riconosciuta in qualità anche tra l'altro di autore come di questo libro, dello studiare in qualche modo la società, dello studiare quello che succede intorno, e quindi non semplicemente fermarsi a scrivere, ma a scrivere prendendo anche spunto, no, da quello che succede intorno a noi. E quindi vi invito anche a leggere questo libro proprio dalla curiosità che io per prima, quando me l'ha portato, non essendo di Giuliano, la prima cosa ho detto: ma stus belut, mo che lingua è? Ma da dove viene? Che cosa significa? E quindi vi divertirete, però anche in qualche modo riflettendo su quello che lui ci racconta. Quindi complimenti a Pasquale. Un applauso a Francesca, grazie Francesca, grazie. Mi piace Francesca, posso venire ogni giorno, mi dice sta cosa, aumenta la mia autostima, veramente. Barbara. Allora, c'è qualcuno che vuole fare qualche... Vai. Prego. Ti chiami? Fortuna Defensa. Vai. Ha qualche progetto nuovo in questa nuova stagione da svelarci? Subito da qua. A parte, diciamo, preparare il gembrellone per il... Sì. No, diciamo, ci sono tanti progetti, questo è un tipo di lavoro che è sempre un pochino borderline, perché comunque i progetti ci sono, bisogna vedere se si concretizzano, però sicuramente c'è nella prossima stagione c'è il teatro, c'è un nuovo spettacolo teatrale che sto portando avanti come evoluzione del precedente che si chiamava sempre Svelut. Poi noi siamo, diciamo, sotto al cielo, nel senso che ti devi far trovare pronto agli eventi che succedono. Sicuramente ci sarà qualcosa di televisivo, ma non lo possiamo sapere adesso, quindi, perché non dipende da noi. E magari anche sicuramente, ce l'auguriamo, e magari anche sicuramente qualcosa al cinema, nel senso che sto cercando di creare un gancio anche con il cinema, a parte andarmelo a vedere proprio, ma proprio anche farlo. Di recente ho finito un film con Jerry Calà,
e Nando Paone, Maurizio Casagrande, insomma artisti. Sono tutti vivi, quindi meritano un applauso giusto. Però diciamo, mi auguro un giorno di scrivere un film mio, magari, ma non il mio proprio personale, il film del ma magari una storia che, perché il mio sogno è quello di raccontare cose, quindi da mo a Natale voglio continuare a raccontare. E certo, e soprattutto acquistate il libro, perché adesso questo è quello che interessa. Lei voleva fare una domanda? Signore lì? Signore? Voleva fare una domanda? Visto prima, no. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Allora, la faccio io allora. Il momento più difficile. Il momento più difficile di quando hai scritto questo libro, cioè c'è stato un momento che hai detto ma a me chi mo fa, insomma, è davvero, oppure è stato semplice? No, ma non è stato, diciamo, perché non mi sono messo lì per scrivere un libro, anche perché non è un romanzo che tu dici io comincio e vediamo dove arrivo. Io stavo scrivendo delle cose per il teatro e mentre scrivevo, proprio come ha detto Francesca, che in questo, ma non è manco, diciamo, non mi voglio legare a un complimento, che è solo un dato di fatto. Io in questo momento voglio esprimere un mio punto di vista sulla comicità, sulla società, eccetera, eccetera. Stavo scrivendo per il teatro, mentre scrivevo alcune cose che vedevo che a teatro magari non avrebbero avuto quella giusta connotazione, dicevo questo forse più da libro scritto. Se ne è aggiunto un altro, ho tolto le cose più teatrali e ho detto secondo me posso proporre questo libro a una casa editrice che mi rappresenta. Loro erano la casa editrice, quindi il libro è la continuazione di quello che sto facendo io in questo momento. Quindi se volete conoscere Pasquale Palma, cosa sta facendo, o se non importa proprio, però fingete in questo momento. Vabbè, che sono qui, non ci stai venendo di cimmettuola, però diciamo, se volete conoscere il punto di vista di Pasquale Palma, in questo libro lo troverete. E mi fa piacere che tu prima hai detto un libro serio. La cosa bella è che quando tu vuoi fare una cosa comica non ti viene. Quando vuoi fare una cosa seria la gente si mette a ridere. Quindi la cosa a metà strada, secondo me, tra quello che hai detto tu e quello che ho in testa io, è che si sorride, ma è un umorismo, non è un libro di barzellette sicuramente, però secondo me ci sta più ironia in una cosa seria che non in una cosa tre battute messe a caso. Ovviamente si ride, ma non è un libro proprio per sbellicarsi, non è manco drammatico. No. Quindi che è questo libro? Che cos'è? È un punto di vista sul momento che stiamo vivendo. Ed è un abbattimento dei luoghi comuni. Pure il fatto che ho detto prima dei due marito e moglie, che lui non la picchiava più. E ovviamente prendere in giro, ma non solo i ben pensanti, ma pure prendere in giro chi si lava la coscienza ogni giorno dicendo no, io sono contro quella cosa. E poi magari da casa tua fai peggio ancora. Quindi è bello anche sottolineare. Arrivano per la domanda. Stavamo aspettando solo te. Come ti chiami? Marianna. Signore, un applauso a Marianna. Vi chiedevate dove sta? Il quarto miglio. Il quarto miglio, il vino al premio, il tuo. Vuoi un vino? Fare una domanda? Sì. Allora, noi siamo abituati a vederti sempre in un'altra veste, onestamente. Sì, infatti, ti vedo caruccio. E la mia domanda era un po', come dire, a doppio taglio. Doppio taglio. Dove ti vedi meglio, da attore di teatro oppure da scrittore artista? Ti ridò indietro. Quindi di solito un po' come Pirandello, noi siamo uno, nessuno e 100.000. Tu cosa sei? Uno, nessuno, 100.000. Ma gli amato marito tu tenia saggio e si chiudevano fuori. sto scherzando Mariana. No, sono io psicologa. Ah, mamma mia. E penso che allora settimana prossima come stai messa, Mariana? Stai messa bene? Allora Mariana, io mi trovo meglio a casa mia, cioè proprio a casa mia normale, come tutti quanti. No, non lo so, in verità non lo so, perché questo è anche un altro luogo comune, che si dice il cinema è una cosa, il teatro è una cosa, il libro... Io penso che, soprattutto oggi, se uno c'ha da dire delle cose, ma che sia una battuta, un film, una canzone, lo puoi fare anche sul web, puoi fare qualcosa. A volte dicono, e mi rivolgo soprattutto a Fabrizio, a volte dicono, sai, il web è un posto infernale, però se tiene qualcosa da dire è un... Certo.
Esatto, esatto. Quindi io penso, la prima cosa è avere grazie nella ricerca. Capito? Se tu credi nel tuo pensiero, dici ok, devo trovare il contesto, domani mattina può essere la televisione, lo fai un po' televisivo perché non stai a teatro, o magari sarà il web, però è a parte sempre che vuoi ricevere tu. Quindi io mi auguro sempre di tenere qualcosa a ricevere. In questo caso era il libro perché non l'avevo manco mai fatto, quindi in televisione, a teatro, bene o male, faccio questo mestiere, tra tante virgolette, e quindi il mio augurio è di avere sempre qualcosa da dire. Mo, se mi chiamano in televisione, penso se ho qualcosa da dire in quel contesto. Se non mi chiamano, allora mannaggia l'idea. No, no, sto scherzando. Però sì, il mio obiettivo è questo qua. Ti ho... Mi aiutate? Facciamo il Pasquale per mille. Ok, ma tu c'hai sempre il lettino che io mi metto sopra e tu chiedi? No, non okay. Si porta più. Non si porta più, a poltrona. Quello è un luogo comune. Quello è un luogo comune, hai ragione. Ringraziamo Marianna che ha fatto una domanda molto intelligente, a cui io ho risposto in modo terribile. È tua amica, eh? Vabbè. C'è qualche altra domanda? Non siate dai, scornosi. Lui, signora, lui. Signora! Signora! Ma i muova ci viste! È la vostra amica! Come vi chiamate, signora? Come vi chiamate? Signora, come vi chiamate? Signora, voi siete la Rita Pavone dei giorni attuali. È vero. Non mi piace Rita Pavone, ma lei invece piace molto Rita Pavone. Vero? No, vabbè, io dicevo come entità. Signora, da quello che ha sentito, vuole fare qualche domanda? Non sentite niente. Ma se non va a venire, lui mi sta trovando che passaggio. È venuto a trovare, ma perché essere buttata a qualche parte? Signora, lei legge qualcosina. Allora signora, se lei canta una cosa a capo. A bomba, vai. Vai. Senza pensarci. 3, 2, 1. Venga qui, signora. Venga qui. Come si chiama? Amore lo cugno, amore, c'è uno l'ombra di scarpe. Maria della Rossa, vieni. Maria, vieni. Signori, benvenuti a Rione Alto Got Talent. Siamo qui con Maria, The Voice Senior. Maria, tu il tuo sogno da ragazzina qual è? Il mio sogno di cantare. Questa sera, Maria guarda in camera per favore. Questa sera il pubblico di Rione Alto ti fa questo applauso! Fa tazze caffè, sapete tu? Vai. Signori, a tazze caffè di Enrichiello, Sommarì, Pasalzano, di Noia, canta Maria. Un pochino però, non tutto. Anche se ci ha buffato. Burria, sapete che sul modo di vita facete sempre faccia amareggiata, ma voi quelli che brutto da facite, più bella lui che mi aveva presentato, io me non so ci sì, ve lo accorgite. Ma questo modo è frigide, tassi da preparite, sotto finito il zucchero, e indoppia la margine, ma è tale che già vota, e tale che già gira, con voce sotto tazza, fine bocca margherita. Signori, talento e simpatia con la canzone di Maria! Maria. Grazie a Maria, grazie mille a Maria che ha dimostrato che anche a Rione Alto, che ne diceva lui, ci sono dei talenti. Un applauso a Maria, brava Maria. Allora, qualcun altro ha qualche domanda o possiamo andare a conclusione perché Barbara da Fispollichina a casa? Qualcuno c'ha qualche domanda? Matteo, c'è Bruno, c'è qualche domanda? Ah, mannaggia. La facciamo qua?
Ok. No. Ogni tanto però se ne va, se ne va, se ne va la. Se ne va l'auto. Ah, riferisce, vai che sei il tecnico. E devo andarci con le prime. Allora, eccolo qua. Allora ragazzi, torniamo seri per il finale. Io direi queste situazioni, anche se bizzarre che, come vi possono sembrare, anche tu dici, ma anche che succede di male, pare che è venuta una signora e ha cantato, là sarebbe stato strana una presentazione, oppure che ne so, un personaggio strano come Felice sapeva come si accorgeva su cose, cioè quello sarebbe stato strano, una signora Giuliana là che ne so, ma diceva... Lì va mezzo Pasquale. Un applauso a Pasquale Palma! No, no, allora, io vorrei ringraziare. Vorrei ringraziare Matteo Cupellaro, facciamo un applauso a Matteo, che ha dato anche una connotazione seria a questa stramba presentazione, che a noi ci piace, a Cusianza è stata pure seria per noi che sta qua, per noi è stato pure serio. E poi vorrei ringraziare Fabrizio Cerrone. Grazie a tutti, ringrazio Pasquale che è un pazzo, perché quando fa venire a me c'è anche Diego, il grande Diego, ma dove il grande Diego, ma ringrazio Pasquale perché veramente a invitarmi per una presentazione di un libro è una cosa proprio, proprio da folle, è un folle, io non ho riconosciuto, tra folle ci si riconosce, esatto, comprate il libro di Pasquale, dei racconti sulla spiaggia, voi tre cattane che fa così a così, siamo a busto, va bene, grazie. Signori, e per chiudere... c'è quella poesia che Barbara sa a memoria, che di Barbara Carrera in A Livello. Giusto? No, sto scherzando. No, dico, ragazzi, comprate il libro e magari ci vediamo qui una volta che avete letto il libro e la psicoterapeuta magari mi chiederà. C'è qualcosa, tu secondo me lo devi leggere questo libro, perché c'è qualcosa dentro di comicamente psicoterapeutico. E quindi niente, viva chi scrive i libri. Ah, signori, c'è una grande notizia. Che mo c'ham, come dice il mio amico Cerrone, c'ham? Ma può fare la water? Ma da questo momento in poi comincia la vera presentazione. Signori, rinfresco, mangiucchiare e... è tolta, applausi dentro e chiuderà la serata il concerto di Mary. Signori, grazie mille a tutti, acquistate questo libro, ringrazio le persone che sono venute qui, ringraziamo Barbara Carrera, ringraziamo Francesca Scognamiglio, Mario il fotografo, Felice, tutti qua a Felice, si fai tu un libro muccata su bene, perché secondo me cos'è? Fabio Iacolare, Nunzia Paparo e il fotografo romano. Il nostro fotografo romano, Capruzzi è romano, non fa niente. Va. È il di Giuliano. Grazie mille, viva l'arte, viva Raffaele Troncone, viva Angelo Venezia. Dov'è Angelo Venezia? Che Angelo Venezia è stato uno. Vieni qua, Angelo, vieni due secondi qua. Angelo Venezia è stato uno dei, diciamo, dei primi che ha letto questo libro. E la prima volta che l'ha letto ha pensato. Grandioso, perché Angelo Venezia sa fare uguale Pupella Maggio, ma non lo dimostra mai. Applausi ad Angelo Venezia. Grazie mille, rinfresco è dentro, viva l'arte, viva Felice e viva Barbara Carrera, Francesca Scognamiglio e Pasquale Palma. Grazie, ciao.